Eccoci qui alle sette sorgenti che si trovano nell'isola di Rodi. Vedete questo canale? Piano piano, vedete? Dove scorre l'acqua e ci porterà dentro questo tunnel. Sì. Guardate, ecco, che si inoltra per circa 200 metri sottoterra, completamente al buio, almeno così dicono. Giovanna è felice già di esserci. Amen. Se non uscirà viva da questo buco, non venitemi a cercare, io non c'entro nulla. Anna, dove sei? Nel buio più completo. Io sono qua, non so se mi vedete, ma siamo qua in questo condotto completamente al buio. Giovanna ha acceso la torcia del suo telefonino. Ci entriamo a malapena una persona alla volta, infatti si fa soltanto di un verso. Non vedo la fine ancora. Arunne siamo, Gio. Dove sei? Ma non lo so, vai avanti e non parlare, basta che esce prima. Non si vede la fine. Giovanna, ti troveranno qui fra sei secoli. Si intravede una luce. Attenzione che l'acqua diventa più veloce qua, Giovanna. E tu non aspettami. Sì, ti aspetto, si intravede una luce. Vedete? Giovanna, sì, non ti preoccupare. No, 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 tranquillo. No, tu tranquillo. Non posso spegnere perché non vedo nulla. Il cuore mio. Ok. A posto. Avete una luce, mamma mia, questa è una zona intermedia, un pozzo di aereazione. Giovanna, ci sei sempre, vero? Minchia, picciotti, sentiamo giusti giusti. Ecco, qua c'è un posto di aereazione, infatti c'è pure una scala. Questo in caso di emergenza. Guardate, ehi, ciao! Allo! Ciao ragazzi! Forza, Giovanna! Si sale! No, no, dobbiamo proseguire. Questo è un posto di aereazione in caso di emergenza. Ah. Vai! Proseguiamo, proseguiamo, là in fondo c'è la luce comunque. La luce in fondo al tunnel. Giovanna. Giovanna. È la voce della tua coscienza. Bellissima, bellissima esperienza. Io quasi quasi la ripeterei, Gio, tu che dici? No. Come no? Dai. I don't. Dai, bellissimo, Giovanna.